Radio Bazoo! Ah! Ed eccoci arrivati, e buona la nostra puntata numero 2 con Zen. Saluta Zen. Buongiorno, buongiorno. A tutti i nostri radioascoltatori, facciamo partire live direttamente dalla sette prove. Bene, molto bene, avete sentito, siamo in diretta da sette prove, ma torniamo a parlare della gatta. Della gatta, io ho seri problemi con i tagli. Dobbiamo parlare un attimo della gatta perché abbiamo graffi ovunque, tutto, ho praticamente una mano piena, sanguinava, come potete vedere, no, voi non potete vedere. Voi non potete vedere. Voi non potete vedere, quindi insomma abbiamo seri problemi. La Pop, mezza pinta Maria Polpetta, detta Pop per gli amici. Questo è il nome della gatta. È il nome della gattona che ci allieta le giornate. Insomma, 8 mesi con questa gatta, sono bellissimi. E volevamo solo dirvi quanto amore vogliamo agli animali, però vogliamo denunciare la questione che per mantenerli costa un casino. Ad esempio, Zen, quanto costa secondo te una visita da veterinario? Una visita la sparo? La sparo? Vuoi darmi un tetto minimo? Un tetto massimo? Non sparargli, e se vuoi dargli un tetto ce l'ha già. Nel senso, vabbè, non ho capito cosa volevo dire. Comunque, non so, costerà 80 euro. 80 euro? Sì. La ceniamo. Pensiamo. In realtà, costa la bellezza di. Allora, circa dovrebbe costare un 40 euro di visita se vai nei giorni normali. Se vai all'ambulatorio nei giorni festivi, attenzione ragazzi, costa la bellezza di 60-70 euro la visita. Ah, ma scusa, ma ogni quanto va? Ogni quanto va, speriamo pochissime volte, se no c'è da spararsi. Vero. Comunque, facendo questo piccolo break sul micio, volevamo solo dirvi che il sole esce. Vai a vedere se c'è com'è il tempo, perché questa sera sarà seratona di festa, e volevamo solo capire. Ha smesso di piovere, ragazzi. È nuvoloso, ma ha smesso di piovere. Esce il sole, quindi forse. Sta uscendo, dai, che sta uscendo. Bisogna avvisare la troupe di preparare il catering. Questa sera facciamo un festone. Zen, sei pronto questa sera a distruggerti? Sei pronto questa sera a distruggerti? Ridillo alla telecamera. Ai microfoni. Di radio Baza. Baza? Baza cosa? Baza? Bazu! Baza Bazusa. Insomma. Radio. No, ma c'è radio. Facciamo pubblicità appunto, dai. Comunque, volevamo aggiungere che forse al nostro team di Radio Basù si aggiungeranno amici dal Sud Italia, a cui vogliamo molto bene, e molto probabilmente aggiungeranno canali. Continuate a seguire i nostri canali, soprattutto quello che va meglio di tutti, i discorsi filosofici del nostro Valerio. Abbiamo la bellezza di oltre 600 ascolti, diversi download, quasi 100 se non di più. Continuate a seguirci, perché davvero cominceremo. Sarà un 2015 veramente in fuoco. Giusto, Zen? Cazzo? Non devi dire le parolacce nella radio. Scusate, capisco, voi non avete mai sentito certi termini. Voi siete persone con una mentalità molto, come posso dire, un po' come i bambini, no? Che non bisogna, diciamo, voi li imitate, no? Questa non vuole essere una radio. Tisatom, come dice Zen. Don't try this at home. No, perché è una radio che non vuole incitare la violenza. Questa è una radio pacifica, se non l'avete. È una radio Bazusa. Allora, la pacività. Comunque, costruite anche voi tunnel tra le taverne. Ve lo consiglio. Per collegare le vostre amicizie. E per il momento è tutto dalla puntata. Ah, volevo solo fare un finale.
C'è un finale. Perché c'è un finale, c'è un però. Ma aspetta. Attenzione, intervistiamo Zen direttamente da Bondo, che è sceso per noi per concederci un'intervista da questo splendido panorama dall'Adamas Cali. Signor Dagata, che al posto di giocare con la pietra. No, volevo solo dire che in futuro faremo anche un episodio, diciamo, speciale riguardante l'espansione dell'aura. L'espansione dell'aura, un po' di tutte quelle cazzate che abbiamo fatto da bambini, con lo sbiondare e il Kaio. Il Kaioken, no. In realtà, se vogliamo parlare di Kaioken, dobbiamo davvero dire che meno male c'è il Kaioken, perché è la via di mezzo. Aspetta, lo Gigi. E lo Gigi, parliamo un po' di Gigi. Gigi, cosa ci dici dello Gigi? Nel senso, tu lo usi molto spesso quando ti senti a disagio, quindi raccontaci un po' l'esperienza di non sbiondare, ma di raggiungere un livello che comunque potrebbe anche lasciare segno. Diciamo che aumenta un po' del 25%, insomma, non aumenta di chissà che cosa, però, insomma, è sempre una trasformazione utile quando non si vuole usare tanto. Io personalmente non la uso, cioè la uso più che altro lui perché dice, ma se proprio devi, sbiondi del tutto, nel senso... Non... Se c'è da sbiondare, c'è da preoccuparsi, però, giusto Zen? Potresti raggiungere, A sto punto vai di Kaio, cioè perché lo GG è un po' step anche difficile da mangiare. Ibirone, nel senso che se poi raggiungi un secondo senza... No, ma secondo me è perché dopo anche mantenere lo stadio di GG non è tanto semplice. Ma domandona che mi fanno dallo studio, è possibile fare uno GG con il Kaioken attivo? Allora, la leggenda narra che un uomo sia riuscito a Super Saiyan Kaioken. Ma io onestamente non ci credo, anche perché distruggerebbe tutto. Quindi secondo me è GG, non lo so. Forse per quelli che non riescono ad aggiungere il primo livello. C'era anche in un gioco, se non sbaglio, Super Saiyan Kaioken. Non ti ricordi? Sì. Quello tipo Worms, Dragon Ball, che tu facevi la megasfera di energia e coprivi tutta la mappa e distruggevi tutto, non te lo ricordi? Quello non è GG, non c'è. No, c'è GG. No, io non mi ricordo. Un GG, sai. Ah no, è un GG. No, però non è un GG. Ragazzi, GG è GG. Comunque, ragazzi, vi consiglio caldamente di non trasformarvi nel caso in cui raggiungiate un livello di sopportazione, di non sopportazione, perché la sopportazione non prevede trasformazione. O prevede trasformazione? Allora, diciamo che la trasformazione andrebbe utilizzata praticamente solo in caso di reale necessità, di immediato pericolo. Di reale richiesta. Perché altrimenti cosa succede? Fai il figo per niente e giochi tutta la pasta asciutta e poi fai il figo per niente, invece no, se vuoi espandi l'aura e basta. Senti, ma l'aura è potentissima però, Cioè sento un'area... No, lui vuole dire una cosa. No, la volevi dire te? No, lui vuole espandere. Ok, qualcuno vuole espandere. La sua? Aura. Per? Ah! Kyokia? Ma no, ma perché? Ha sbagliato. Ma Kyokia? Ma perché? Kine? Comunque, ragazzi, c'è veramente, 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 veramente bella. L'istintore, ma è il verso che fa di solito? E qui in diretta per voi abbiamo deciso in questo momento, vi faremo la frasona di Radio Basù. No, la facciamo dall'inizio alla fine. Dai, nella... Da adesso? No, non ce la scriviamo. Quando? La sappiamo a memoria la frase. Quando? Che parte con... No, aspetta, no. Che parte con... No, adesso. Facciamo un episodio per la frase. Facciamo un episodio per la frase. Sì, dai. No, abbiamo detto già... Dai, cocane. Cioè, troppe cose insieme, ma cocane. E allora, insomma, ragazzi, mi spiace, ma dovete aspettare ancora... Vi lasceremo con la suspense. La suspense. Di dover aspettare il giorno in cui Auto DJ. No. Vabbè, vi raggiungiamo. Raggiungiamo i nostri fratelli e sorelle. I nostri fratelli e sorelle. Zenna saluta. Salve a tutti. Salve a tutti. Questo qui è giù dalle montagne. Ciao.